Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale di YouTube Notizie in un clic. Siamo qua in compagnia della nostra amichissima che ogni tanto ci siamo, non ci siamo, una volta non può lei, una volta non posso io, una volta non possiamo tutte e due, che poi è uguale. Maria Stella Donà, ciao Maria Stella. Ciao Loredana, ciao a tutti, buon inizio settimana. L'ho Bene, di solito dici buon fine, stavolta l'hai presa, buon inizio. presa, solo che devo dire che parte bene anche per me la settimana. Bene, a proposito di inizio settimana, oggi 11/11, che vogliamo dire di questa giornata? Beh, insomma, c'è un problema anche di Cabala, poi ne parlerai tu, il problema di esoterismo, però io direi che l'11/11, oltre al fatto che è il giorno di San Martino, il giorno del famoso santo che ha tagliato il suo mantello a metà per darlo a un povero, è il giorno che rievoca la famosa poesia di Giosuè Carducci, quindi i colori, gli odori, le 8 brate, anche se siamo in novembre, no? Quelle giornate di sole stupende che poi così vengono inghiottite da un tramonto bellissimo e dai bagordi della vendemmia, no? E infatti San Martino è anche il patrono degli ubriachi e dei cornuti, no? Cioè, pochi lo sanno, ma di fatto era il giorno in cui appunto si facevano bagordi e quindi era anche il patrono di chi cercava di divertirsi un po' di più quel giorno, ecco. Poi l'11/11 è anche il giorno dell'omicidio, del terribile omicidio, 75 coltellate, pochi lo dicono, ma è giusto dirlo, perché è aberrante, di Giulia Cecchettin. L'ha uccisa con 75 coltellate. Lui durante il processo, la parola coltello non l'ha quasi mai usata, ha parlato di colpi, ha concluso dicendo che gli ha dato uno ad un occhio e quella cosa lo ha fatto un po' inorridire, gli ha fatto un po' senso, ma non tanto senso perché ha colpito l'occhio di lei, ma perché a lui ha fatto senso il fatto di colpire un occhio, no? Anche questa è sempre una visione molto sua della cosa, no? E quindi ha smesso e poi dice comunque non c'era più. Ecco, questo è il racconto che lui ha fatto di una tortura pazzesca, perché essere uccisa con 75 coltellate vuol dire torturare in modo incredibile una persona. C'è da augurarsi che sia morta molto prima di quelle 75 coltellate, però purtroppo non lo credo, anche perché è stata coltellata in due momenti diversi, vicino a casa, poi l'ha caricata in macchina. Lei, tra l'altro, non solo era ancora viva e gli chiedeva cosa voleva fare, ma è riuscita in un momento di, così, di forza di aprire la portiera e di scappare via. E quindi era ancora in grado di camminare. E poi lui, appunto, l'ha inseguita di nuovo e l'ha finita, insomma. E ci sono le telecamere, tra l'altro, proprio di quel posto, in quella zona industriale deserta, che hanno proprio ripreso tutta la scena. Quindi è anche un femminicidio, è anche sfortunato, diciamo. Turetta, perché la scena è stata proprio ripresa, no? E quindi uno può dire tutto quello che vuole, però insomma la violenza c'è tutta e si vede. E la cosa bellissima, però, perché questo è quello di cui volevo parlare, è la bontà che lei ha lasciato con i suoi disegni e che la Fondazione del Padre, proprio in questi giorni, proprio oggi, ha cominciato a diffondere. Ha chiesto a degli illustratori che reinterpretassero questi suoi disegni e spera naturalmente che l'invito valga anche per i prossimi anni. Per esempio, guarda, lei, i suoi disegni, che ne aveva pubblicati solo 17 nella sua pagina Facebook, erano questi. Non so se Ok, si vede. allora torna un po' un attimo indietro perché magari hai Aspetta, sì. allora questo, Ok, eccolo qua, e è stato interpretato così. Eccolo qua. sì. È bellissimo. Ecco, vedi, per dire. E poi c'è il suo vaso di fiori. Beh, lei era questa, Giulia, anche qui, quando si è laureata. E poi questo è il vaso, che di fatto è una specie di vestito, il vaso di fiori interpretato da dei bambini. Ecco, quindi se una cosa bella di questo 11/11 è proprio questo, che in tutta questa cosa bruttissima lascerà un'impronta, io credo, anche per i prossimi anni a venire. Ci sono ragazze che hanno detto al padre di Giulia che grazie alla fondazione è riuscita a liberarsi del ragazzo che stava subendo.
Guarda, io penso che la vita continua, il coraggio del padre e questa associazione è un modo come un altro per fare viverci. E questa, diciamo, lei, proprio lei, Giulia Cecchettin, attraverso i suoi disegni e attraverso i nostri cuori, perché sai, uno dice, magari fai in fretta a parlare perché non è capitato a te, cioè io bene, non me ne voglia, ma non vorrei mai provare questo dolore, quindi la comprensione del padre, ma diciamo così, ce l'ho nel cuore, però non capisco perché certe cose possano succedere, non lo so, lasciamo, respiriamo e andiamo a parlare di temi leggeri, va, perché sennò ce ne sarebbero da dire di cose. Cioè, sì, io... perché poi sono tutti simili, gli uomini che ammazzano le donne, le ammazzano per invidia, appunto lui glielo ha detto, no? Lei era empatica, io non avevo amici, lei stava laureandosi o no, perché escono dal loro, dal branco, no? Perché l'uomo è cane, no? L'uomo ama il branco, la donna è gatto, tende sì. A essere libera, no? E questi sono i meccanismi. Quello che è brutto è che non si pentono mai. Esatto, lui poi credo che abbia giocato il ruolo di ci sono, ci faccio, no? A volte aveva degli sprazzi che non capiva, a volte sì, non aveva altro da fare per potersi difendere, però speriamo che la giustizia faccia il suo corso, che non dopo due giorni, adesso è un paradosso, dica sì, sei stato bravo, fuoriesci, e intanto lei, come diceva mia mamma in siciliano, ci pizzava vita, cioè ci ha rimesso la propria vita, quindi questo in estrema sintesi. 11:11 in Kabbalah, oppure per il significato esoterico, ce ne sono tantissimi di significati, però questa è stata quella che mi ha colpito di più. Presta grande attenzione, fai quello che devi fare, perché importanti cambiamenti stanno per arrivare nella tua vita. Ah, l'11:11, bene. Quindi questo per tutti. Questo per tutti, sì, per tutti coloro i quali in quel momento lo leggono, quindi praticamente per gli spirituali non esiste la coincidenza ma la sincronicità, quindi nel momento in cui lo leggi vuol dire che qualcosa sta cambiando nella tua vita. Ne approfitto per fare tantissimi auguri, è nato nel 1974 l'attore, produttore statunitense Leonardo DiCaprio. Ultimamente ho visto delle foto, mamma mia se si cambia nella vita. Così come facciamo tantissimi auguri, rimaniamo negli Stati Uniti come, diciamo, Hollywood, all'attrice Demi Moore, che è nata nel 1962. Se vogliamo stare a casa nostra, l'11 novembre del 1869 nasceva il re Vittorio Emanuele III. Ecco. E niente, cos'altro vuoi che aggiungiamo? Ti leggo le rime più belle della poesia di Giosuè Carducci? Certo. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anime a rallegrar. È la seconda strofa, ma è sicuramente quella più che esatto. Ha colpito l'immaginario, secondo me, collettivo. Bene, allora io direi di fermarci qua al momento, noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo se Dio vorrà e niente, lascio come al solito a te le ultime, ringraziando chiaramente i nostri web spettatori per averci seguito fino qui e lascio a te di me. Niente, concludo con un'altra strofa perché non possiamo non far parlare oggi Giosuè Carducci oggi. Certo. Sastre nubi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrerà. Buona settimana a tutti. Settimana, no, volevo chiudere anch'io con un aneddoto. La maturità. Allora, c'era una vocina, che, dunque noi con le nostre compagne ci eravamo programmati in modo tale tu porti quello, tu porti quell'altro, il porto di dopo portare il foscolo. A un certo punto c'era una vocina la notte prima che mi diceva preparati anche sul Carducci, no? E l'altra vocina mi diceva ma no, ma tanto facciamo così, eccetera. Allora Ale, la commissione mi guarda, era il mio turno, mi guarda e mi dice mi parli del Carducci dentro di me, porca...
eppure qualcuno me l'aveva detto, quindi ogni volta che sento parlare del Carducci mi ha lasciato un ricordo in questo, è fantastico, mannaggia il Carducci e mannaggia me che non mi sono ascoltata, quindi seguiamo il nostro istinto perché oggi sarà una giornata meravigliosa. Grazie di tutto, a presto. Presto. Ciao ciao.